Trevignano, piccolo comune, ma un comune comunque che punta in grande e punta anche a utilizzare i servizi telematici per poter allargare e facilitare, diciamo, accorciare il divario tra cittadini e amministrazione. Cosa avete in cantiere a Trevignano Romano? Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato a introdurre dei processi innovativi legati alle government per cambiare di fatto, cambiare su modalità profondamente diverse dalle tradizionali il tipo di interazione fra amministrazione e cittadini, quindi accorciare le distanze tra cittadini e servizi erogati dal comune, come anche la possibilità di lanciarci fuori dai confini di questo territorio nella promozione turistica del nostro ambiente, insomma. Il tutto, quello che ho capito, avverrà all'interno di un contesto che è quello della città metropolitana, diciamo ex provincia di Roma, con il progetto delle ali. Come state operando in questo senso? Beh, è stata, devo dire, una grande scoperta. A volte basta, come dire, cercare per superare problematiche legate al bilancio, trovare occasioni di risparmio da reinvestire appunto sull'innovazione. Ed è proprio il caso di questa convenzione ALI, questa alleanza locale per l'innovazione, che già è in essere da un bel po' di tempo con la città metropolitana di Roma per conto di Capitale Lavoro, una sua partecipata. E appunto, tra le prime delibere che abbiamo portato in giunta, noi siamo una giunta nuova eletta a giugno, abbiamo appunto aderito a questo programma. E con grande sorpresa abbiamo scoperto che gran parte dei servizi che noi all'interno dell'amministrazione utilizziamo come sistema informativo e informatizzato, con questa convenzione possiamo ottenerli a costi zero. Quindi è il caso per esempio della posta elettronica, della PEC, lo stesso sito internet istituzionale che stiamo rifacendo completamente, l'elaborazione dei cedolini per gli stipendi, l'albo pretorio, una serie di sistemi che oggi, fino ad oggi erano a pagamento, da domani saranno per noi gratuiti e ci consentiranno di azzerare quei costi e reinvestirli su attività di innovazione. Anche perché, tra l'altro, gestire certi servizi in-house, quindi comunque con delle proprie società, in genere costa perché c'è sempre un Evidentemente. aggiornamento normativo che ogni volta ogni comune deve a sua volta recepire e quindi spendere soldi per poter aggiornare. Invece in questa maniera, credo da quello che ho capito, utilizzerete dei sistemi che sono condivisi tra più comuni. Assolutamente sì, è proprio così. E tra l'altro, il sistema dell'alleanza ALI utilizza molto open source, quindi di fatto mette a contributo di tutti i comuni che aderiscono senza spese questa possibilità di utilizzare delle piattaforme anche comuni, e questo consente anche di attivare la logica un po' di comunicazione tra i comuni, per esempio, che sono contigui territorialmente, nell'ottica proprio della legge 56 per le città metropolitane di andare nella direzione di fare gestione associata dei servizi. Da una parte, dall'altra consente a noi di liberare risorse anche umane da alcune procedure che evidentemente vanno invece gestite in house e che appunto consumano e orario e possibilità proprio di formazione anche spesso.